Andiamo a parlare di un altro spettacolo che debutterà domani, si tratterà domani e dopodomani al Teatro Lo Spazio, quindi in zona San Giovanni e a Mercato di Via Sannio per capirci, perché siamo ormai prossimi a una ricorrenza importante. Giovedì 25 ricorre la giornata mondiale della violenza contro le donne. E parliamo di un fenomeno naturalmente che affonda le sue radici nell'antichità e pervade ancora tutta la nostra società. A qualsiasi latitudine, scusate. Ne parliamo naturalmente di questo spettacolo con l'autrice e regista Ilenia Costanza. Buonasera, Ilenia. Un Buonasera Andrea, buonasera a tutti. piacere Grazie, averti grazie per ospite, l'invitata. naturalmente. Quindi so che mi stavi raccontando che avete appena finito la prova generale, un po' tecnica, così, insomma, tutta quanta. Sì. E quindi pronti per andare a scena per parlare di un tema che nel 2021 siamo ancora costretti a denunciare, cara Elenia. Sì, infatti ho già detto a vari amici che non mi rende felice rimettere ancora in No. scena questo spettacolo che ho scritto nel 2008 Quindi, ecco, sono passati e che 13 già anni. parlava di stalking, sì, e che da poi nel 2010 fu promosso e realizzato dal Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pippo Baudo lo presentò all'epoca nel 2010 come progetto di grande interesse. E maledettamente continua ad essere molto attuale. Sì, Il secondo pubblico me è anche continua a peggiorato ricordarsi. dal mio punto di vista, Sì. non lo so, almeno dall'osservatorio che abbiamo. Poi naturalmente le cronache ci riempiono quotidianamente di eventi tragici, il che è disarmante, insomma. Assolutamente quello che in una qualche maniera, sebbene nello spettacolo tutto sia anche abbastanza misurato e delle cose addirittura sussurrate, non si può non notare la distrazione, voglio chiamarla così, non voglio usare altri termini, la distrazione della magistratura, dei giudici, della Sì. legge Ci se vogliamo, sono delle morti annunciate perché quasi, voglio dire, no? sì, ci sono, ma anche l'ultima adesso, 2 giorni fa, ieri. Sono donne che comunque poi dicono andate a denunciare, vanno a denunciare, ma ancora siamo alla fase in cui se non ci scappa il morto, Certo, non certo. succede nulla. E quel che è grave è che una volta che è scappato il morto, sono sempre quando si tratta di questo tipo di omicidi, che sono Sì. anche stanca di chiamarli femminicidi, quando si tratta di questo tipo di omicidi. Si continuano a trovare le attenuanti sempre più importanti della crudeltà, e per cui abbiamo sempre tempeste emotive, abbiamo sempre Sì. stati d'animo strani, abbiamo sempre depressioni, ed è una cosa che non va bene, ed è una cosa che deve ripartire da un'educazione nell'infanzia. Certo. Noi abbiamo un retaggio culturale assolutamente maschilista, noi veniamo, io dico sempre, dall'altro ieri, erano gli anni 70, quando una legge permetteva a un padre, a un marito, a un fratello di Vero. picchiare la sorella, la moglie, la madre Scandaloso. perché, Sì. per correggerla, però no, la legge non diceva manco qual era questa correzione, per cui bastava un sugo Sì, venuto male, per dirla veramente fuori dai denti. Ed era l'altro ieri. senti Lenia, io volevo fare due riflessioni. Una, generalmente la violenza sulle donne, come spesso poi le cronache ci riportano, avviene sempre all'interno delle dinamiche di coppia, no? Prima cosa, prima osservazione. E la seconda, che forse è la domanda che dovremmo tutti porci, ma è sempre l'uomo colpevole alla fine della fiera? Allora, guarda, io ti dico, e vado a monte però, non è l'uomo colpevole. Per me, la prima colpa è nelle donne, ma non nelle donne, in quelle compagne, in No, quelle no, mogli, in si deve andare a quelle ex monte, tu fidanzate, dici, si nelle deve madri. andare a Sì, monte, certo. la colpa è nelle madri che continuano ad educare questi figli in questa maniera, maschilista. Certo. Ma poi è una roba strana perché è un maschilismo matriarcale, perché diciamocelo, i figli vengono educati dalle madri È vero? Beh, fondamentalmente, certo. e queste madri che continuano ad avere questi principi, che non devono piangere, che non devono soffrire, che non devono affaticarsi, che non devono deludersi, sono queste madri
che portano, lo diceva, no, un premio Nobel, il maschilismo è come l'emofilia, colpisce gli uomini ma è trasmesso dalle donne, ecco. Sono le donne che educano gli uomini e li devono educare diversamente. Allora, uno spettacolo che vede una nutrita presenza di attori in scena, prevalentemente femminili, e però tutto questo corollario di artisti sarà preceduto da una voce autorevole che è quella di Alda Deusanio. Assolutamente, Alda fa un'overture da giornalista quale è, da meravigliosa giornalista, donna di grande intelligenza, straordinaria, sì. Straordinaria davvero, e racconta... Donna senza peli sulla lingua, tra l'altro, perdonami. Assolutamente no, ce ne vorrebbero, vorrebbero. Questa società, lo devo dire, non sì, è sì, più ma abituata. Poi insomma è stata un po' una giornalista un po' scomoda, tra virgolette, lei, Eh sì, Andrea, è sempre scomodo chi va certo. Fuori dal coro, dal no? Coro, certo. Da Pirandello, vabbè, i primi del Novecento, come no? Quelli che andavano controcorrente. Esattamente. Cui... Vabbè, ma insomma... Sì, lei in questa overture apre in maniera quasi ironica, sì. Rubando le parole di Oriana Fallaci del sesso inutile, poi racconta delle storie e poi comunque racconta quello che lei ha visto a Tollo, che è il paesino in cui è nata, sì. E da cui... è fuggita per diventare Alda Deusanio e per far sentire la sua voce. È un momento molto bello quello di Alda, giornalista. Molto alto, molto alto, direi. Sì, assolutamente. Allora, citiamo tutte le gentili fanciulle, ma anche... Prima di questo posso aprire una piccola parentesi. Quest'anno, dopo 12 anni, io e Lorena Vetro, che siamo un po', insomma, l'anima, la produzione, insieme, certo. Al Centro Studi La Paraboli, La Parabola, siccome noi siamo di un paesino siciliano che si chiama Favara, noi dedichiamo quest'anno, a parte a tutte le vittime, ma dedichiamo lo spettacolo a Lorena 40, una sì. Giovanissima ragazza, una ragazza di 27 anni di Favara, che l'anno scorso è stata uccisa dal fidanzato durante il lockdown, alla terribile. Fine del lockdown. Me lo ricordo. E lui come scusa disse che lei aveva passato il Covid, poi dall'autopsia lei non aveva il Covid e non l'aveva neanche lui. I motivi furono la gelosia. Sì, sì, i soliti motivi futili, certo. Una certo. Ragazza di 27 anni che era prossima alla laurea in medicina, che io ho intravisto da bambina perché cresciuta, ripeto, nel mio paese, e che fa male. E fa male sentire che dopo tempo ancora questa cosa non si chiude, ancora non ci sono delle condanne, ancora si parla di incapacità momentanea o no, di intendere, di volere. Sì, ci sono sempre queste scappatoie, poi, no? Voglio dire, sì, giuridiche, si stanca un po', che è veramente, sì, insomma, è dedicato a lei. Benissimo, mi pare doveroso questa dedica. E quindi diciamo anche, naturalmente, come stavo dicendo prima, citiamo tutti gli artisti che sono impegnati in questo splendido tuo lavoro, e quindi Marta Iacopini, certo. Che ricordo con grande piacere, poi ci sei anche tu, naturalmente, Moira Angelastri, Ilaria Bordenca, Cristiana Esposito, Brianda Carreras, e poi ci sono dei maschietti, Luigi Pisani, Totò Costanza ed Enzo Piscopo. Ho detto tutti? Sì, ci siamo tutti. Luigi Pisani, Toto Costanza ed Enzo Piscopo sono i nostri cavalieri. Più di tutti a fare questo spettacolo, questo lo devo dire. E quindi io invito veramente tutti, uomini, donne, insomma ragazzi, ragazze, ad andare da domani e mercoledì 24 al Teatro Lo Spazio, via Locri 42, si arriva facilmente attraverso la metro A, insomma si scende davanti Coin, esattamente, si fanno 4 passi a piedi, ma si vede uno spettacolo meraviglioso scritto veramente con, non solo con la penna, ma con l'anima in mano. Quindi voglio dire, merito a te, Ilenia, ma anche, grazie. Insomma, naturalmente Lorena, con la quale hai diviso le fatiche, no, di questo lavoro. E ci vediamo presto, naturalmente, probabilmente dopodomani verrò a trovarvi con grande piacere. Grazie davvero. E a salutarvi, poi rivedo anche con piacere, naturalmente, anche Alda, vedo Marta, insomma, tutte persone carissime. In bocca al lupo, Lorena.
Viva il lupo, viva il lupo E viva il teatro, e viva le donne viva il soprattutto. teatro e speriamo che queste voci che si ammassano tra la cultura e la giustizia e il giornalismo e tutto quanto riescano un po' a rallentare questa assurdità, davvero. Esattamente. Un grande abbraccio, Ilenia. Grazie Andrea, un bacio a te. Ciao, Ciao. stai bene. Ciao.